in Calabria, sull'Aspromonte. Di fronte è la Sicilia, tra le due terre lo stretto. Questo è il punto più stretto del canale, con i piloni dell'elettrodotto. Ora siamo in Sicilia, sul punto più alto dei Peloritani. Migliaia di anni fa, in un giorno forse di burrasca, in queste acque passò, solitaria e timorosa, la navicella di Ulisse, il primo e più illustre viaggiatore di tutti i tempi. Parleremo ora del modo di viaggiare oggi tra le due sponde dello stretto. Questo è un treno pari nel linguaggio ferroviario, un treno cioè che va dal sud al nord, dalla Sicilia al continente. Paesaggi illustri, Taormina. Risolvere il problema di attraversare lo stretto per proseguire verso il nord. Ecco intanto sulla sponda calabra un treno dispari, sempre nel linguaggio ferroviario, un treno cioè che scende dal nord diretto in Sicilia. Anche qui paesaggi suggestivi. Anche il treno dispari è giunto nello stretto. Qui terminano i binari del treno dispari per ricominciare sull'altra sponda a Messina. Ed ecco come il problema viene risolto. Thank you.
60 anni fa i treni si arrestavano irrimediabilmente sulle due sponde. Le prime due navi traghetto cominciarono ad andare su e giù nel 1899, creando una corrente di vita tra le due sponde, una corrente che aumenta ogni giorno. Alla fine dell'ultima guerra le navi traghetto erano tutte in fondo al mare. Oggi sono più belle e più efficienti di prima. Navi ferroviarie, come marinai ferrovieri sono i suoi uomini. Ed ecco che a metà stretto i nostri due treni, il Dispari e il Pari, si incrociano, proseguendo la loro corsa a 1000 metri sul fondo del mare. È Messina. Le navi traghetto tessono tra le due sponde una fitta trama. Il loro continuo serrato andare avanti e indietro disegna nella fantasia l'intreccio di una gigantesca quadriglia. Thank you.